Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi ho preparato per voi qualcosa a cui tengo molto e che ritengo davvero speciale, quindi spero che questo video tra l'altro vi incuriosisca un po' perché è davvero forse uno dei progetti più a lungo termine a livello letterario che faccio e questo sarà un anno abbastanza intenso, secondo me, sia come nuove uscite, e già ve ne parlavo nella TBR, ma ho un progetto abbastanza ambizioso. Per la prima volta parteciperò a una challenge annuale e ve la vado a spiegare subito. Parteciperò al 2018 Diversity Challenge di Platypire, che è un blog che vi linko giù nell'info box, così potete anche recuperare la pagina dove spiega tutto nel dettaglio e qualche spiegazione in più. In breve, questa challenge vuole includere nei piani di lettura dei prossimi 12 mesi più libri possibili riguardanti le diversità. E questa è una cosa che sapete già, che è uno dei miei piani letterari, questo è un ottimo modo anche per darsi dei temi e per andare in maniera un po' più ordinata riguardo ai piani letterari. E a me serve molto perché sapete che io sono un po' sempre casuale, ve lo dico sempre, tutto ciò che faccio è veramente molto, veramente sempre molto umorale, quindi questo potrebbe aiutare me, come magari tanti di voi se siete interessati all'argomento. Se anche voi parteciperete, fatemelo sapere perché secondo me è una bellissima iniziativa che può dare una mano a chiunque sia alla ricerca sia di temi per la propria TBR che per qualche titolo interessante. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio anche di cercare il sito e gli account social di We Need More Diverse Books, che è un gruppo che si occupa di promozione dell'inclusività e della diversità negli autori, soprattutto di libri per ragazze, ma della narrativa in generale. Ci sono tanti diversi generi che promuove e sponsorizza autori che si occupano di questi argomenti. Lo trovo sia un'iniziativa molto interessante e che tocca davvero tanti temi che mi interessano, almeno quantomeno a me, ovviamente, sempre non è detto che voi siate interessati nel leggere qualcosa riguardo alla diversità, ma vi leggo un estratto del loro manifesto perché secondo me è molto centrato riguardo a quello che io penso che la letteratura per ragazzi soprattutto debba esprimere. We need more diverse books si prefigge di riconoscere tutte le diversità, riconoscere tutte le diverse esperienze, includendo, ma senza limitarsi a, i temi LGBTQ&A, le persone di colore, le diversità di genere e di gender, persone con disabilità visibili ed invisibili, quindi si parla anche di malattie mentali e di dipendenze, e altri tipi ovviamente di disabilità invisibili che noi non possiamo vedere esternamente, dare spazio a minoranze culturali, etniche e religiose. Insomma, dare spazio a tutti coloro che si trovano sempre davanti a barriere e che subiscono forme di emarginalizzazione di qualsiasi tipo che impedisce loro di poter accedere alle stesse opportunità di altre persone che non presentano le stesse caratteristiche di diversità. Ovviamente io lo trovo davvero molto centrato perché una cosa della quale io mi lamento sempre è che leggendo soprattutto la narrativa per ragazzi, fantasy, young adult, uno dei problemi è che c'è proprio un'omogeneità nel raccontare i personaggi, nelle loro caratteristiche, nella loro storia, insomma, siamo un po' stanchi di questa impostazione che è un po' retrodatata e quindi è giusto dare spazio a voci diverse. Vi faccio anche un'altra premessa, ovvero che quello che io sto cercando non sono solo storie che parlino unicamente della diversità, perché parlare della diversità a volte crea anche dei problemi, nel senso che spesso proprio con la bandiera della diversità in mano vengono proposti titoli che sono delle vere cose imbarazzanti, ma quello ovviamente può capitare sempre, cioè sempre il tema della diversità corrisponde a un libro eseguito in maniera decente. Sappiamo benissimo che ci sono cose che voi umani non potete neanche immaginare, insomma, uno può scrivere veramente cose imbarazzanti. Senza bisogno di includere la diversità, figuratevi se includono la diversità, se uno non sa di cosa sta parlando, ma anche quando sanno di cosa stanno parlando. Vabbè, no, no, off topic. Comunque, quello di cui vi volevo dire è che ovviamente quelli che sto cercando io sono titoli inerenti ai generi di letteratura per ragazzi, soprattutto fantasy, perché è quella che piace di più a me, quella che leggo più spesso, dove ci sono personaggi o temi inerenti alla diversità. E più che leggere solo riguardo a questa diversità, leggere come integrare la diversità in una storia che parla di altro. Credo sia abbastanza chiaro, insomma.
Detto ciò, passerei ai temi della challenge. E la challenge ogni mese si prefissa un tema e ognuno può cercare di trovare dei titoli che corrispondono al loro tema e che quindi potranno aiutarci nelle nostre letture per i prossimi mesi. Partiamo da gennaio. Il tema di gennaio è Biracial Awareness e quindi praticamente stiamo parlando di sensibilizzazione sui temi biraziali. E io per questo mese ho scelto di leggere The Poetics di Elisabetta Acevedo, di cui vi avevo già parlato nella mia TBR, perché sono stata molto fortunata e ho una copia da recensire, e che parla proprio di una protagonista che scrive poesie e che scopre di avere un grande talento proprio nella poesia e che scopre che la poesia è uno strumento che la aiuterà tantissimo, e lei è di origine etnica mista, quindi è un personaggio chiaramente biraziale e questa cosa mi interessa molto e voglio proprio esplorarla. Purtroppo siamo già a metà gennaio, quindi chiaramente lo leggerò verso fine gennaio, però non ho tanto tempo prima. Passiamo invece a febbraio. Il tema è dedicato alla cultura black e alla storia black e quindi ovviamente immagino tutto ciò che abbia a che fare con la cultura di discendenza afro, quindi non solo magari afroamericana, ma anche tutto ciò che ha a che fare con queste cose, e io ho scelto due titoli. Il primo è The Hate U Give di Angie Thomas, perché sono forse l'unica che non l'ha letto e sono molto curiosa, quindi insomma speriamo che sia un titolo che mi piaccia, come è piaciuto praticamente a chiunque, anche perché il tema di Black Lives Matter e di tutta la questione dei problemi americani sulla questione nera, un tema al quale io sono abbastanza interessata e che seguo da parecchi anni, quindi insomma vediamo come sarà questo libro. Ho molte aspettative, ovviamente. E secondo invece è The Akata Witch di Nnedi Okorafor. Spero si dica così, ovviamente, però insomma mi perdonerà l'autore. Parla di una ragazza nata a New York ma di origine nigeriana che per decisione dei propri genitori è costretta a ritornare in Nigeria e troverà un mondo molto particolare, fatto di magia, nel quale scoprirà cose che non pensavo potessero mai esistere, insomma è un fantasy. Mi ispira molto perché lo trovo davvero unico, quasi dal punto di vista dell'ambientazione, e sembra molto interessante. Spero di trovarlo, perché ovviamente è uno di quei titoli molto marginali e molto poco sponsorizzati, quindi insomma speriamo. Marzo ovviamente sarà un mese molto intenso sia per il Feminist Friday che per il mese di lettura, e vorrei fare proprio un qualcosa a riguardo, quindi magari ne parliamo, fatemi sapere se siete interessati a fare proprio un mese dedicato alla storia femminile e al femminismo. Chiaramente l'8 marzo è la festa delle donne e quindi questo sarà un mese per me davvero molto intenso e al quale credo molto. Non ho scelto un titolo e basta per questo mese perché sarebbe stato sciocco, ma dedicherò davvero tutte le mie letture, sperando di riuscire a farle tutte, a questi libri di cui vi sto per parlare. Il primo è Seme di strega di Margaret Atwood, che credo sia uno dei pochi titoli della Atwood che non ho letto, è stato già tradotto in Italia, il titolo originale è Hogseed e io voglio assolutamente leggerlo. Margaret Atwood credo sia una, ormai davvero, quello che una volta era un poeta vate, cioè lei guida i popoli verso il femminismo e apre gli occhi a tutte le persone che leggono i suoi libri, e quindi io, visto che la amo proprio tanto, non vedo l'ora di leggere questo titolo. L'altro libro di cui vi voglio parlare è The V-Girl, che è un titolo molto molto chiacchierato e che fa discutere. Si parla di schiavismo sessuale, c'è anche la questione dello stupro maschile e traffico di umani, e soprattutto c'è una parte riguardante la violenza maschile, non ritrovo in tanti altri libri. Comunque vi lascio tutte le informazioni di tutti i libri che sto citando giù nell'info box, così potete andare a reperire tutte le informazioni che vi servono, se siete interessati ai libri che sto citando. The Big Girl è di Maya Roberts, è un titolo molto 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 chiacchierato e il quale si sono scagliati tutto contro, mi ricorda da un certo punto di vista un po' la storia del principe prigioniero di Pacat, e quindi chissà che anche questo titolo non sia qualcosa di valido, come è effettivamente anche quella serie. L'ultimo libro di cui vi voglio parlare, che voglio leggere a marzo, è The Nowhere Girls di Amy Reid. Questo è un titolo che ha a che fare con lo stupro, con la vendetta, e cosa vuol dire avere a che fare con lo stupro e come si affronta lo stupro in una società misogina e che non aiuta sicuramente a supportare le vittime, quantomeno cerca sempre di proteggere invece chi ha perpetrato questa violenza. E
E quindi è un titolo che ho segnato, sarà pesantissimo ovviamente perché ha a che fare davvero con un tema molto molto importante e quindi ci tengo tantissimo perché ne parlano molto bene e sono curiosa quantomeno. Passiamo ad aprile e aprile invece è il mese dedicato alle letture riguardanti la discendenza e alla cultura araba. Quindi io mi sono segnata anche questo, è un tema che mi ispira parecchio, quindi ho trovato due titoli che voglio assolutamente leggere. Il primo è Not the Girls You're Looking For di Amina Mae Safi, che è un libro contemporary che parla di una ragazza di discendenza araba che però abita negli Stati Uniti. La storia prevalentemente parlerà del suo rapporto con l'amicizia e con un incidente che succede sia a scuola, perché per sbaglio pensa di aver affogato un ragazzo, e dall'altro impazzisce durante il Ramadan in famiglia, causando un enorme disastro. Insomma, sembra già un po' curioso e ha a che fare con la cultura araba, o comunque chi è discendente dalla cultura araba, e quindi l'ho segnato subito. Invece l'altro titolo che mi sono segnata e che voglio proprio leggere, che è Love, Hate and Other Filters di Samira Ahmed, e parla di una ragazza che affronta la difficoltà e la discriminazione nell'America odierna di chi invece è di discendenza, ovviamente, musulmana. Quindi più che di discendenza araba in generale, stiamo parlando di religione islamica e ci tengo davvero a leggere questo libro perché secondo me non si parla ancora abbastanza di islamofobia. È un po' difficile anche parlare di questo argomento perché vorrei davvero dare più voce e leggere molte più storie riguardanti i ragazzi che fondamentalmente sono di religione musulmana e che subiscono tutti i giorni davvero un sacco di discriminazioni. Quindi segnatevelo se siete curiosi riguardo all'argomento, speriamo che sia un bel titolo. Maggio invece sarà il mese dedicato alla discendenza asiatica e delle isole del Pacifico. Io diciamo che è un argomento, come vi ho detto, sono molto affascinata dall'Oriente e quindi ovviamente non potevo scegliere solo un titolo, non è detto che riesca a leggerli tutti, ovviamente, cioè, è impossibile, però ci proveremo. Il primo titolo che sembra fatto apposta proprio per questa challenge è l'uscita che attendo forse di più nel mese di maggio, che è Smoking the Sun di René Adier, che è il seguito di Flame in the Mist. Ve ne ho già parlato a volontà, quindi chiaramente si tratta di Giappone e sono molto molto curiosa di leggerlo. Un altro titolo che ho segnato nella mia TBR da davvero tanti anni e del quale vidi il film, credo, o tra la terza media e la prima superiore, per il quale ho pianto tutte le mie lacrime, davvero è stato straziante, commovente in maniera incredibile, è The Joy Luck Club, ovvero il circolo della fortuna e della felicità, che parla di un gruppo di donne di discendenza cinese emigrate negli Stati Uniti e che dopo tanti anni si ritrovano a parlare e raccontarsi le proprie vicenze, a rivivere le proprie esperienze, che sono ovviamente tragiche perché emigrare non è mai una cosa semplice. Nonostante pensino di inculcarci il contrario, non è davvero questo. E quindi, visto che è tanti anni che me lo prometto e non l'ho mai trovato né letto, voglio proprio leggere questo libro e vedere se riuscirà a suscitarmi le stesse emozioni del film. Ultimissimo titolo che ho lì da mesi e che non ho ancora letto, e maggio probabilmente sarà l'occasione giusta per farlo, è Warcross di Mary Lou, la protagonista di discendenza asiatica, perché poi il libro è proprio ambientato a Tokyo, e parliamo di videogames, del mondo, un mondo veramente molto apocalittico. Anche qua torniamo in Giappone, ovviamente, però sono molto curiosa di leggerlo, visto che ce lo fermo lì da mese, maggio forse sarà l'occasione giusta, chissà. Passiamo invece a giugno e luglio. Giugno per me sarà un mese molto intenso per tantissimi motivi, ma insomma non ci interessa. Comunque spero davvero di riuscire a leggere qualcosa. Comunque giugno e luglio sono i mesi dedicati all'orgoglio LGBTQ&A. E io mi sono ripromessa di leggere tre titoli. Il primo è The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, ormai spopola in tutto l'internet, su Instagram, su BookTube tanti ne parlano. Sono molto curiosa, insomma, deve essere un titolo leggero e interessante che parla di personaggi dall'orientamento sessuale molto diverso, non solo omosessualità, ma anche bisessualità, eccetera. Quindi, insomma. Altro titolo invece che mi sono segnata è Queens of Cake di Jen Wild, perché è un titolo che ha a che fare sia con la bisessualità che l'omosessualità femminile, sia anche con ovviamente il fangirling sfrenato
e ci sono personaggi un po' bizzarri, quindi sono molto curiosa, sembra molto interessante e sicuramente spero di riuscire a leggerlo tra giugno e luglio. L'altro titolo invece che mi sono segnata e spero di riuscire a leggere è If I Was Your Girl di Meredith Russo, che è un contemporary che ha a che fare con la transessualità, perché è davvero difficile trovare libri che abbiano a che fare con la transessualità, è veramente un'impresa e sono molto curiosa, ne parlano abbastanza bene, insomma. Segnatevelo se siete anche voi curiosi di leggere un libro che abbia a che fare con questo tema e speriamo che sia carino. Arriviamo ad agosto e ad agosto è il mese che viene dedicato invece alla sensibilizzazione sul tema delle malattie mentali e che a me non piace mai chiamarle malattie mentali, ma in inglese si chiamano mental illness e in italiano rende veramente molto male, cioè veramente, è veramente molto aggressivo come termine, ma comunque non è questo il punto. I miei due libri, perché è un tema a cui tengo particolarmente, che vorrei leggere, spero di riuscire a leggerli entrambi, sono Eliza and Her Monsters, che verrà tradotto anche in Italia, ho scoperto, e sarà una tragedia, secondo me, perché in Italia non parliamo di malattie mentali come tema, anzi, rimangono una cosa di cui è meglio non parlare. Questi sono i miei soliti deliri a metà video. Comunque, ci tengo davvero perché Eliza parla di viene venduto come una sorta di fangirl barra geekerella, ma in realtà ha a che fare con temi riguardanti l'ansia e come può condizionare la nostra vita. Quindi ci tengo moltissimo. Tra l'altro, la mia carissima La Svamps l'ho adorato e quindi chiaramente non vedo l'ora di leggerlo. Ah, l'altro libro che mi sono segnato invece è Under Rose-Tainted Skies di Louise Gomal. Questo libro ha a che fare con l'agorafobia, l'ansia e l'OCD, ovvero il disturbo ossessivo-compulsivo, e parla di una ragazza che non riesce a uscire di casa perché ha l'ansia di entrare in contatto con le persone. Mi sembra molto interessante, ne parlano benissimo tutti. Io me lo sono segnato, se anche a voi potrebbe interessare, fatelo, mi raccomando. Andiamo a settembre. Settembre il tema è dedicato alla cultura ispanica o latina. E per me è stato forse il tema su cui ho fatto più fatica a trovare dei titoli, soprattutto nel genere per ragazzi. Quindi premetto questa cosa: probabilmente io darò spazio invece ad autori latinoamericani e vorrei suggerirvi, se non l'avete mai letto, di leggere Cortázar, che è proprio il mio grande amore letterario del Sud America. E per me è un autore pazzesco. Io ho studiato spagnolo alle superiori e avevamo già letto tantissimo in classe e io poi mi sono avvicinata a lui come autore durante l'università, anche se non ho studiato lingue, però insomma, secondo me è un autore pazzesco. Il suo bestiario e Rayuela sono due titoli che io ho amato profondamente, quindi se non l'avete fatto leggetelo, questo è shameless promo che faccio di Cortázar. E visto che facevo fatica a trovare titoli, ho pensato che forse è il caso di leggere La casa degli spiriti di Isabel Allende, che io non ho mai letto e quindi probabilmente è il caso di farlo. Mi sono segnata anche, ma trovo davvero difficile che io lo leggerò perché ho un problema con quest'autore, mi sembrano davvero temi un po' too much sempre. More Happy Than Not di Adam Silvera, di cui tutti parlano benissimo, e che ha a che fare con dei protagonisti di origine latinoamericana e ambientato. È un contemporary e che ha a che fare veramente con temi pesissimi perché c'è il lutto, c'è il distacco, la disperazione, insomma. Forse è quello che mi trattiene molto, perché sono veramente un po' tutti insieme e da digerire ci si mette un po'. L'altro titolo invece che vorrei leggere è The Unexplicable Logic of Life, che è dello stesso autore di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo. Adesso non so bene se sia un seguito, però visto che Aristotele e Dante a me è piaciuto molto, so potrebbe essere un titolo che a me piace. Ottobre invece sarà il mese della sensibilizzazione sulla disabilità fisica e per questo, visto che io non l'ho mai letto, Shame on Me probabilmente, anche perché ora è uscito il film, quindi tutti ne parleranno, vorrei leggere Wonder. Credo che tutti sappiate più o meno ora di cosa parla, un titolo che ho segnato nella mia TBR da tanto tempo, ma che non ho mai avuto l'occasione di leggere e probabilmente ottobre sarà il mese in cui io lo farò. Vediamo, speriamo. Ok, novembre invece è l'altro mese dove è stato davvero difficile trovare un titolo perché il tema è discendenza nativa americana, quindi qualcosa che abbia a che fare
con gli indiani d'America. Il titolo che ho scelto, che mi sembra quello tra tutti che mi ispiri di più, è The Absolute True Diary of a Part-Time Indian di Sherman Alexie. E ha a che fare con un ragazzo che fa il fumettista, che viene da una riserva indiana perché ci è cresciuto e che si ritrova a dover andare in una scuola completamente di bianchi. Essendo l'unico ragazzo indiano, affronta non poche difficoltà. Insomma, mi sembra un titolo molto interessante, forse l'unico che ho trovato che aveva una qualche inerenza con quello che leggo solitamente, e quindi l'ho segnato nella mia TBR, speriamo che sia carino anche questo titolo. Ok, arriviamo al mese della polemica. Ok, adesso vi spiego. Dicembre è il mese dedicato alle minoranze religiose. Io però personalmente penso che la religione non sia propriamente un tema da includere nella diversità, nel senso che sicuramente a volte è retaggio culturale e derivazione familiare, quindi che ti rende diverso perché la tua famiglia discende da quella religione. Però io penso che la religione sia una scelta, non una diversità che viviamo, perché non possiamo scegliere di vivere diversamente. Io non posso scegliere di essere una donna, non posso scegliere di avere un orientamento sessuale diverso, non posso scegliere di avere una malattia mentale, cioè sono cose che capitano, mentre la religione secondo me è una cosa che scegliamo. Comunque capisco perché sia stata inclusa nella questione delle diversità, perché appunto l'appartenenza a una religione o meno può essere un elemento discriminatorio. Chiusa la parentesi polemica, se mai vorrò dedicarmi alla religione, io sono una fervente atea, quindi per me è un tema che mi fa proprio stridere, come avete capito. Se vorrò dedicare dicembre alla questione delle minoranze religiose, ho deciso di leggere All the Crooked Saints di Maggie Stiefvater. Parla di un gruppo di religiosi che in pratica che riescono a compiere dei miracoli. È l'unica cosa che ha a che fare con la religione che a me potrebbe mai interessare, proprio perché è della Stiefvater, ma il resto vabbè. Quindi ho pensato, se in caso dicembre non dovesse essere dedicato alle minoranze religiose, vorrei dedicarlo alla body positivity, quindi a cose che hanno a che fare con il corpo e con personaggi che non rientrano nei canoni estetici più diffusi. E per questo ho scelto di leggere la graphic novel Nimona, perché io non ne ho ancora purtroppo avuto l'occasione e quindi credo sia proprio giusto dedicare questo mese a questa cosa. Comunque, insomma, dicembre mi ha messo un po' in crisi, ma per il resto mi sembra una TBR tematica o comunque una challenge tematica che spero di riuscire a portare a termine. Credo possa interessare anche tanti di voi, e qualche titolo che ho inserito in questa lista possa comunque interessarvi. Sono tutti titoli praticamente in inglese o preview o uscite l'anno scorso che non sono pubblicati in Italia, quindi spero di trovare più consigli riguardanti la letteratura per ragazzi che sono già in italiano. Per me è sempre difficile perché reperire dei dati dalle case editrici italiane è un grande mistero difficilissimo da svelare, però sapete che appena possibile io ci provo e ve lo faccio sapere. In ogni caso, se avete suggerimenti, se qualche titolo che ho nominato vi ha interessato, fatemelo sapere giù nei commenti. Intanto vi lascio tutti i link ad Amazon e tutti i link a Goodreads giù nell'info box. Sapete che se acquistate tramite i link che vi cito, io ricevo una piccola percentuale che mi aiuterà a fare acquisti per il canale e aiuterà proprio a far vivere questo canale. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di questa Reading Challenge per il 2018, se avete suggerimenti e se qualcosa di quello che ho detto vi può aver ispirato in qualche modo. Vi ringrazio ancora per aver passato questo tempo con me, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!